Buongiorno ragazzi, io sono SuperSimo64 qui con il 17esimo episodio della Nuzlocke di Pokémon Zaffiro. Nell'ultimo episodio siamo andati un po' in giro senza sapere quello che dovevamo fare qua nel percorso mare, non so, percorso 108, mi sembra 107. E niente, so dove devo andare adesso, quindi niente, farò il giro, finirò questo percorso d'acqua e poi andrò al percorso giusto, ma tra gli episodi ho fatto un po' di grinding e come vedete non mi ricordo a che punto erano i Pokémon, però sono saliti un po' di livello e Tornel è salito, l'ho fatto salire a livello 30. Yay! E non so se ha imparato nuove mosse, vediamo. Queste sono le mosse che ha, Magnitudo, Forza, Brashear e Vampata. E niente, direi di continuare. E questa è l'occasione perfetta per far salire le Zimzam di livello. E ho comprato Pokémon X, scusate se così tanto per parlare. Ed è sicuramente un bel gioco. Sto facendo una Nuzlocke anche su quello. E sinceramente è anche molto difficile. Soprattutto far salire i Pokémon di livello. Ok, battuto. Vediamo, Surf. È un po' di tempo che non registro Pokémon. Oh, mi è mancato questo Pokémon. Battaglia doppia? Oh, oh, Regina. Zimzam sarà a livello 32. Yeah. A questo punto, cioè, non voglio far salire Zimzam così tanto di livello. Mi piacerebbe far salire qualcun altro di livello. A questo punto io magari metto Pelocchio, che anche se è un pochino meno forte contro i Pokémon d'acqua, probabilmente riuscirò comunque a batterli. Questa allenatrice l'ho per sbaglio affrontata mentre stavo grindando per Tornel. Ehi, battuto anche questo allenatore. Vediamo. Questi bambini sono tutti allenatori, mi sa. Mi sa che siamo. Oh, siamo arrivati a Selcepoli, non Ciclamipoli. Ups. siamo tornati a Selcepoli. Occasione per comprare un po' di cose in questo mercato che vende molte cose interessanti come queste. Che non compreremo perché costano troppo. Ma anche queste. È vero, avevo anche comprato una forza segreta. Extra, per sbaglio. Ok, io direi di andare al centro Pokémon e poi vado al percorso giusto. Ok, se non sbaglio, il posto dove dobbiamo andare è qua a sinistra. No, allora non è questa la città giusta, ma è più avanti. Vabbè, intanto faccio salire i miei Pokémon di livello. Dovrebbe essere qua a destra. Ci vediamo là. Pelocchio sarà a livello 32. Anzi, possiamo usare Surf qua. Magari più veloce. Abbiamo una caramella rara, bene. Ah, era solo per un oggetto. Siamo arrivati a Ciclamipoli, credo la città giusta dove si trova il percorso. Spero, adesso vediamo. Andiamo a destra e vediamo se c'è il percorso che intendo io. Già, abbiamo il percorso. Yeah! Vediamo, questo dovrebbe essere oltre questa. Oh già! Nuovo percorso! Dove possiamo anche catturare un Pokémon. Amo buono, certo, prendiamo un amo buono. Mi viene, ragazzi, voglia di pescare, perché so che si possono trovare i Pokémon. Mi sembra Carvagna e Sharpedo, se non sbaglio. Lotta doppia. Ok, a questo punto mi viene voglia di pescare, come ho detto, perché credo che si possa trovare appunto Carvagna. Mi sa di. Wow, Rocco, ciao, tu sei quello della natura che ha incontrato Bruvia. Sì, giusto, sei Giangio, mi ricordo di te. Giangio, in modo vasto esistono diverse specie di Pokémon, che ce ne sono in molti tipi, allevi Pokémon di tipi diversi solo di un certo tipo. Qual è la tua opinione dell'allenatore? Scusa, le mie domande sono fuori luogo, comunque spero di vederti ancora. Ok, erba o acqua? Il rischio è
che possiamo catturare un Magikarp. Quindi io direi che andiamo semplicemente nell'erba sperando di trovare un buon Pokémon. Let's go. Oh, Zigzagoon. Perché mi fate questo? Oh beh, probabilmente continueremo fino a quando non trovo un Pokémon nuovo. Sempre che ce ne siano di Pokémon. Due caramelle rare, wow. Sempre che ce ne siano di Pokémon nuovi. Manectric! O Hanectric? Boh, Manectric! Livello 26. Buttiamo fuori il nostro Pokémon per catturare Zinzam. Vai con attacco rapido. Continua fino a quando non entra in una fascia di vita buona. Perfetto! Catturiamolo. Vai, Mega Ball. Vai, cattura. What? Ok, Zimzam, scusami, ma ti devo cambiare. Vai, Pelocchio. Se no, muori. Vai, Mega Ball. What? Come on. Mega Ball. Are you serious? Are you serious? Ultra Ball, dai! Non mi puoi scappare una Ultra Ball. Oh, Manectric è stato catturato. Manectric scarica forti scosse elettriche della propria criniera, usata come collettore dell'elettricità presente nell'atmosfera. Crea inoltre nubi temporalesche in cielo. Lo soprannomineremo Lumpert. No. Lo chiameremo un nome che inizia con una lettera dell'alfabeto inglese. Kyrex. Mi piace. Kyrex è stato inviato al PC. Wow. Wow. L'unica cosa che posso dire, wow. La domanda è meglio lui o Zimzam? Perché con quelle due caramelle rare mi viene voglia di prendere, come diamine l'ho chiamato. Sto cercando di imparare amnesia, vediamo, amnesia. No. Perché, a quanto pare, wow, miei Pokémon uccello, non dirlo ad alta voce, please. Mi sa che sarà forse una migliore scelta. Prendiamo questo oggetto. Iperpozione? La nostra prima iperpozione. Cosa c'è da questa parte? Un nuovo percorso di già? What? Ok, proviamo da quest'altra parte. La mia mossa proprio che odio con tutto il mio cuore è Fangataly. Odio quando i miei Pokémon mancano l'obiettivo. È proprio la cosa che odio di più nei giochi di Pokémon. Proprio why? Cosa c'è qua? L'unica cosa che vedo qua. What? Ci sono un sacco di bacche! Torna nel sala livello 32. Yuuuuah! Guardate quante bacche! Oh my god! Ok, velocizza, please. Hanno forme molto strane queste bacche. Ancora, non dico niente. Ho trovato un oggetto segreto che non useremo perché è un rivitalizzante. Wow. Ok, dove si va da queste parti? Battaglia doppia. Siamo pronti? No, assolutamente no. Battaglia doppia, let's go!
Ancora? E Milo sarà a livello 32, yeah. Guardate qua che bel team. Manca solo Bobby da far salire a livello 32. Ok, di qua è un vicolo cieco, quindi l'unica cosa che ci rimane, l'unica via che abbiamo rimasta è questo qua in alto, che è probabilmente la via giusta, perché se no... Ok, erba altissima e biciclette. Oh my god. È altissima. C'era anche in Pokémon X. Vediamo se incontreremo un nuovo Pokémon anche qui. So solo che ci sono a quanto pare Pokémon coleottero. Già, wow, Bobby, il surf di Bobby è la cosa più forte del mondo. Livello 32 per Bobby. Abbiamo battuto Paolino, chiunque tu sia. Oggetto. E un'allenatrice. Allenatore. Ups. Incontreremo Pokémon in quest'erba o no? Ok, qua finisce. Non lo so. Yes, Pokémon nuovo! Oh. Are you serious? Allenatore. Ho disperatamente bisogno di un centro Pokémon. Ma non perché i miei Pokémon stanno per morire, perché le mie mosse stanno perdendo punti potenza. Incredibilmente velocemente. Non si può dire incredibilmente velocemente, però vabbè. E Bobby sarà a livello 33. Maniere forti. Mossa normale. Forte contro i nemici paralizzati. Manicura. Interessante. Mi verrebbe voglia di eliminare Sberletese. Nah. Sorry, maniere forti. Mi dispiace. Cioè, guardate surf. Boom. Fa un sacco di danni. Ha detto la cosa più stupida del mondo. Ma se tu vinci, io perdo. Grazie dell'informazione. Dai, nuovo Pokémon! Come on! Oh, what the... What? Tropius! What? Quanta forza! Scusate, quanta... velocità! Ok, Leafy, bye bye. Cos'è forte contro? Vai, Tornel! Anzi no, vai Zimzam, perché se no lo uccidiamo. Jesus. Ok, vai. Bene, catturiamolo. Go Mega Ball. Yes, Tropius è catturato. I bambini dei tropici meridionali fanno merenda con i frutti che crescono a grappoli attorno al collo di Tropius. Questo Pokémon vola agitando le foglie sulla schiena come se fossero ali. Lo soprannomineremo... Horde... Hordax! VarPC! Wow! Casa con tanti Wingull! What? Cosa tieni così tanti Wingull a fare? C'è una MN chiamata a volo. Grazie per avermi fatto ingelosire. Sei molto gentile. Stop. Ok. Continuiamo da questa parte. Wow. Nessun allenatore sul ponte. What? E lì fissano a livello 34. Curiamo i Pokémon perché non ci danno un centro Pokémon. Grazie a tutti. Vorrei ringraziare l'Accademia. Cosa sto dicendo? Tornel sarà a livello 33. Oh! Tornel! Evolving! Oh, due gobbe adesso. Si è evoluto... Oh, che brutto. Si è evoluto in Camerupt. Sta cercando di imparare Frana. Mossa roccia. Eliminiamo. Forza. Può tentennare. Vai via, forza. Non posso dimenticarla. God damn it. Ok.
Chi è che ho che mosse roccia? Un po' di persone. Vampata è troppo potente. No, non la posso eliminare. Ci servirà molto. Ok, sorry. Non posso imparare frana. Oh, avrei voluto impararla molto intensamente. Ok, vediamo. What? Dove? Dove era? Ok, vediamo dove si va da questa parte. Altri allenatori. Dove è la palestra? O una città? O qualsiasi cosa che abbia un centro Pokémon. Mi lo sono a livello 33. Facciamo salire Pelocchio adesso, che ha trovato uno strumento. Un'altra caramella rara. Wow, Pelocchio, mi leggi nella mente. Vediamo. Timidro. Oh no, storia. Cosa c'è qua? Un bambino. Oh, che ci fai qui? Non è posto per bambini questo. È una donna. Oh beh. Botta in testa è tipo la mossa che è forte contro tutto. Botta in testa, boom, dead. Wow. Ottengo più esperienza dai Pokémon selvatici che dal timidro. Wow. Ragazzi, non vi dà fastidio quando curate il vostro Pokémon e vi manca un punto vita per curarlo completamente? Tipo, sparatemi. Pelocchio sarà a livello 33. Sei incosciente, sono incompetente, bla bla. No, te la faccio vedere io. Aiuto. Oh no, un Carvania. No. Oh, mi fa più male la sua abilità maledetta, carta vetrata. Oh, tu! Tu hai ucciso il mio amico! Vedrai che è il timidro! Abbiamo altri piani, non dimenticarlo mai! Come possiamo debitarci? Tieni questo Pokémon. What? Ci dà un Pokémon? Non ho spazio, sorry. Oh, c'è un PC. Wow! E già che ci siamo, controlliamo i nostri due nuovi Pokémon. Hardux, Hordux. Erba volante, più velocità sotto sole. Quindi perde la debolezza volante. Interessante. Molta difesa, poca velocità. Crescita. Foglie lama. Sorry, ho sbagliato pulsante. Pestone profumino. Nah, teniamolo di riserve. Poi abbiamo Kyrex. Elettro, paralizza al contatto. Velocissimo, grido di lotta. Ok, questi sono i Pokémon che terremo per quando morirà qualcuno. Per il momento lasciamo qua Tornel. Semplicemente perché dobbiamo andare a catturare, a prendere questo nuovo Pokémon dal professore e vedere se è un Pokémon che vale, di cui levare la pena. Cast form. Cambia aspetto secondo le... Ok, sicuramente non lo userò. Vediamo. Cast form, livello 25. Strumento, prendiamolo. Wow, ho lo zaino pieno. Tipo normale, muta col tempo che fa. Wow, crap. Sarebbe leggermente interessante. Oh beh, buttiamo via qualcosa nello zaino e prendiamo lo strumento che ha. Oh beh, riprendiamoci il nostro Tornel. Ok, usciamo e probabilmente adesso potremo andare a destra. Ups. Ok, vediamo da questa parte. Nuovo percorso. Oh, Vera. Oh fuck. Abbiamo battuto Vera? Seriamente? Eccoci un regalo, MN02. Volo. Oh. Ah, dobbiamo prima andare a Forestopoli. Giriamo da questa parte, cosa c'è? Cosa c'è qua? Oh, lì c'è una persona. Forestopoli! Buongiorno, persona che si è nascosta, tra virgolette. Perché non ho ancora cambiato? Vabbè, tanto vale che faccio salire Pelocchio a livello 34! Ok! Oh! Forestopoli! È qua che c'è la palestra? È qua che c'è la palestra volo? Maybe? Compriamo milioni e milioni di super pozioni. Compriamone 30. Ok, a questo punto io direi che possiamo continuare ancora un po'. No, non voglio scambiare Pikachu con Skitty.
Oh, c'era una palestra. Shit. Oh, di qua possiamo direttamente. Perché non posso passare? Qualcosa di invisibile? Potevano mettere un albero? No, qualcosa di invisibile blocca il cammino. Fate prima dire un albero. Ah, posso rimettere muri invisibili. Però possiamo insegnare volo a Milo. E dimentichiamo facciata. Ho troppe mosse buone. Dimentichiamo l'acciaio. Dai, dimentichiamo l'acciaio. E Milo impara volo, yeah. Ok, non abbiamo più niente da esplorare. Tranne che non so come si possa arrivare alla palestra. Qualcuno ha detto qualcosa sulla palestra da queste parti. C'è qualcosa che blocca il passaggio. Ok, a quanto pare dovremmo andare prima al percorso 120. E Zinzam sarà a livello 33. Yeah. Oh, nuovo Pokémon. Oh. Fuggiamo. Non ho voglia di combattere. Vediamo dove si va. Forestopoli, ok. Prendiamo l'oggetto. Su tutti lì in un... Oh, Jesus. Qualcosa di invisibile. Perché ci sono così cose invisibili? What the fuck? Pensavo... All'inizio pensavo che il mio gioco fosse rotto, sinceramente. Ok, per finire l'episodio, direi che catturo un Pokémon in questo percorso. Caramella rara, wow. E poi finiamo l'episodio. Vediamo. Oh! Absol! Vai, Zinzam! Non ucciderlo, bravo! Vai! Mega Ball! No! Ok, Zinzam, via! Vai, Bobby, che ha un sacco di difesa. Catturiamolo con una Mega Ball! Come on! Premier Ball? Fuck! Come on! Absol è catturato! Absol ha l'abilità di predire le catastrofi naturali, vive negli ambienti montani più aspri e inospitali, soltanto raramente si allontana dalle montagne per avventurarsi a valle. Ho chiuso il naso per fare quella voce. Absol lo chiameremo... Giullare. Giullinar? Certo! Of course! Ok! Fuck! Ragazzi, io sono stato Super Simo 64 qui con il 17esimo episodio della Nuzlocke di Pokémon Zaffiro. Oh my god! Se vi è piaciuto il video, fate quello che c'è scritto in basso a destra del video. E niente, io sono stato Super Simo 64. Al prossimo episodio! Bye bye!